che c'è un paese appunto piegato da tutti i punti di vista, anche perché non ha i mezzi e quindi vediamo scene davvero terrificanti. Ma che impatto può avere la variante indiana? Sappiamo che Speranza ha chiuso la possibilità di entrare in Italia da quel paese. Qualcuno dice che il vaccino o i vaccini che abbiamo non sarebbero sufficienti. Vogliamo fare chiarezza su questo punto? Ma guardi, la variante indiana contiene, è stata per la prima volta identificata e studiata sempre in Inghilterra, perché in Inghilterra c'hanno un sistema di controllo delle varianti dal quale veramente dovremmo prendere esempio, e ha delle mutazioni importanti sulla una regione che è il bersaglio degli anticorpi e quindi sicuramente suscita molte preoccupazioni. Esperimenti fatti in laboratorio indicano che la variante indiana in presenza di anticorpi mantiene una importante infettività, quindi chiaramente è un elemento di grande preoccupazione. Però ragioniamo un attimo dove sono emerse tutte queste varianti pericolose: in Sudafrica, in India, in Brasile. Sono tutte emerse in stati che non hanno controllato bene la trasmissione. Laddove c'è trasmissione, più c'è trasmissione, più aumenta la probabilità che ci sono varianti. Più aumenta la probabilità che ci sono varianti, più può accadere che emergano varianti resistenti al vaccino. Quindi, e questo lo ripeto, in genere non si vaccina mentre c'è trasmissione o non si vaccina incoraggiando la trasmissione. Ecco, guardi, purtroppo io sto semplicemente ripetendo quelli che sono concetti basilari di genetica. Quindi in Brasile adesso ci stanno 92 varianti di cui non si sa più nulla di che cosa fanno. Il Cile, che è uno stato confinante col Brasile, ha vaccinato il 75% della popolazione. Adesso mi dirà sì, con un vaccino che ha il 50% di protezione. Molto bene, ma il 75% con un vaccino che ha il 60% di protezione dà a livello di popolazione il 40%. Noi in Italia in questo momento a livello di popolazione ci avremo sì e no il 18%. Il Cile in questo momento sta in una posizione drammatica, come non era mai stato, con una diffusione della trasmissione pazzesca e in più con tutta una serie di varianti. Quindi per quanto riguarda poi la difesa delle varianti, dire che è vietato venire dall'India è sicuramente una cosa importante, ma poi bisogna implementarla. Non è che bisogna soltanto bloccare i voli dall'India, bisogna fare tutta la triangolazione da dove vengono, certo. Bisogna mettere la quarantena vigilata obbligatoria come fanno certo. In Inghilterra. Certo. Significa che bisogna predisporre gli alberghi, bisogna predisporre un sistema informatico. Che non c'è, certo, anche perché comunque poi è già arrivata in Grecia, è già arrivata in Svizzera, quindi voglio dire alla fine più o meno come se fai sta cosa? Non conta solo bloccare l'aereo. Io penso che l'Europa abbia bisogno di una politica comune su questo, guardi. Fassina, prima di andare in pubblicità sono in ritardo, ma devo poi salutare.